Federico Camertoni, 30 anni, maceratese a Roma, fa parte di una squadra del cuore molto speciale. Non fa gol, non è un calciatore, ma con l'equipe del professor, del capitano Massimo Massetti, il primario di cardiochirurgia vascolare dell'ospedale Gemelli di Roma, salva vite umane. Lui poi ha vinto un premio in Bielorussia, a Minsk, con una tecnica mini-invasiva di chirurgia alla valvola aortica. In realtà operano su tutte e quattro le valvole cardiache e salvano dei pazienti che spesso sono gli ultimi in un ospedale perché sono i più anziani, i più fragili, quelli a cui si dà poco tempo e per i quali non vale la pena rischiare. E quando arrivano al Gemelli, questa struttura labirintica enorme, si trovano finalmente a casa loro perché c'è l'ospedale umanizzato intorno a loro e che si prende cura di loro. Com'è questa rivoluzione, dottor Cammertoni? Beh, innanzitutto effettivamente la ringrazio per le belle parole. In effetti questo processo di ristrutturazione del dipartimento e dell'area cardiovascolare è iniziato ormai da qualche anno, circa 5 anni da quando il professor Massetti è rientrato dalla Francia, e in effetti è stata per noi una grande priorità quella di trasformare il dipartimento da una struttura estranea di fatto per il paziente a una struttura invece estremamente familiare, come giustamente ha detto, umanizzata. Quello che abbiamo voluto fare è mettere il paziente al centro del percorso di cura, cosa che effettivamente prima non era, e in questo modo dargli un percorso che fosse fin da subito chiaro. Per cui la vera innovazione non è solo quella tecnica, diciamo, sponsorizzata a Minsk in Bielorussia, che per noi è un gran motivo di orgoglio perché chiaramente è un riconoscimento dell'aspetto tecnico. Ma ripeto, l'innovazione è prima della somministrazione della terapia, è durante ed è dopo, come diciamo giustamente ha detto. E abbiamo anche questa equipe multidisciplinare in cui no, alla quale partecipano non solo i chirurghi, ma anche altri naturalmente specialisti. Questa, diciamo, è una delle novità per noi più importanti, uno dei nostri motivi di orgoglio più grande, perché l'ART Team, che è di fatto considerato in tutte le linee guida attualmente, non solo europee ma anche americane, e non solo da quest'anno ma ormai da molti anni, se andiamo a vedere in Italia e nel mondo, non è effettivamente questo strumento utilizzato come diciamo, dovrebbe. Da noi invece da 4 anni, ogni mattina alle 8 del mattino, un'equipe multidisciplinare costituita da cardiologi, clinici, interventisti, elettrofisiologi, cardiochirurghi, chirurghi vascolari, geriatri, si incontrano nella stessa aula e discutono di tutti i casi di tutti i pazienti, dal più difficile a meno difficile, per condividere quella che è, diciamo, la migliore scelta terapeutica. Questo ha portato a due grossi risultati. Da una parte ha migliorato gli outcome clinici dei pazienti. I pazienti vanno bene rispetto a quello che è calcolato dai comuni risk score, diciamo, gli score di rischio. Dall'altra, e questo per noi è un momento di grande, diciamo, soddisfazione, ha migliorato le nostre capacità di relazionarci tra cardiologi e cardiochirurghi. Prima eravamo due entità estremamente lontane l'una dall'altra, con un paziente al centro, ora siamo un team a tutti gli effetti multidisciplinare. Senza invidia e senza gelosie, che i grandi vizi che regnano negli ospedali italiani. E ultimamente avete salvato un anziano di 97 anni, che qualche anno fa era destinata a non essere operata, dati appunto i rischi. E questo è importante. Ma come si fa ad entrare al Gemelli? Perché ecco, il Gemelli si dice in giro che è veramente un ospedale d'eccellenza, ma dove è difficilissimo entrare, bisogna avere appunto delle raccomandazioni speciali dal Vaticano in giù. Se parla dal punto di vista del paziente o dal punto di vista del medico? Beh, diciamo al paziente, poi naturalmente lei è molto bravo e c'è entrato per meriti, ma per il paziente è più difficile, Sì. diciamo così. Sì, effettivamente per il paziente è più difficile, ma in effetti abbiamo una rete territoriale che attualmente si sta sviluppando in maniera estremamente capillare. Proprio tornando al discorso dell'ART Team, per esempio, l'ultima novità, quello che stiamo diciamo, cercando di portare avanti da qualche mese, è l'Electronic ART Team, l'ART Team o ART Team 2.0. Questo è un aspetto estremamente interessante. Quello che le dicevo, che facciamo con i nostri pazienti ricoverati nel nostro ospedale, l'abbiamo esteso al territorio, quindi pazienti ricoverati in altri ospedali, Benevento, Ostia, ma ne abbiamo molti altri, e
I medici curanti di questi pazienti si collegano con noi in questa sala audio video e noi tutti i giorni abbiamo la possibilità di gestire questi pazienti che, se hanno indicazione, vengono da noi per ricevere cure chiaramente di secondo livello e quindi cure più avanzate, più specifiche e mirate. Ah, ecco, abbiamo in linea il professor Massimo Massetti, il suo primario di, del reparto di cardiochirurgia del Gemelli. Cosa significa, professor Massetti, essere un cardiochirurgo in Italia? Si è già pentito di ritornare nel suo paese, a Roma? No, non mi sono pentito di essere rientrato in Francia ormai 5 anni fa, nonostante che in Francia abbia condotto gran parte della mia carriera professionale e anche una bellissima esperienza umana. I motivi sono legati al fatto che, rientrando nel mio paese, l'Italia, dopo 20 anni, ho trovato sicuramente molti vantaggi e anche qualche piccolo inconveniente, ma come è un po' nella mia indole, ho cercato di far forza sui vantaggi cercando di risolvere i piccoli inconvenienti. E i vantaggi possono essere riassunti semplicemente nel fatto che il panorama sanitario italiano ormai è ai livelli di quelli dei grandi paesi europei, quindi sia sul piano della qualità delle cure e anche della dotazione tecnologica degli ospedali. Quello che invece è un pochino più deficitario, direi, ed è anche una grande tematica su cui stiamo lavorando in questa istituzione, è l'organizzazione. L'organizzazione dei percorsi di cura è differente da quello che si può vedere in alcuni paesi del nord Europa, perché diciamo mancano di una quella che noi chiamiamo una continuità assistenziale con il territorio. Cioè c'è una grossa discrepanza tra quella che è la sanità dei grandi ospedali, dove moltissimi pazienti si rivolgono per delle cure anche diciamo ad elevato tasso tecnologico, rispetto alla sanità che si vede nel territorio, cioè quella di pronto soccorso, quella legata diciamo alle fasi iniziali, quando un paziente sta male. Bene, questo divario che c'è è un grosso problema, perché per i pazienti, se lo vediamo da questa ottica, è un grosso disagio, ci sono attese, necessità di ripetere molti esami che a volte sono inutili, difficoltà a accedere a delle competenze specifiche, quindi questa continuità assistenziale che manca è un po' il problema grande della sanità italiana. Ed è per questo che noi, lavorando in questa grande istituzione che è il Policlinico Gemelli, stiamo conducendo un grande progetto che ha come finalità quello di estendere tutti i percorsi di cura che abbiamo organizzato a livello della nostra istituzione nel territorio, lavorando con gli ospedali che sono territoriali, nelle province, lavorando anche con i medici di medicina generale che vedono i pazienti all'inizio. Questo progetto chiaramente è molto ambizioso, è iniziato già da qualche tempo e durerà ancora qualche anno per realizzare tutti i suoi frutti. Noi siamo molto speranzosi anche perché insieme a questo progetto organizzativo è collegato un progetto che noi chiamiamo di umanizzazione delle cure, che è finalizzato a migliorare il percorso di qualità del paziente durante tutta la sua fase di cura e di guarigione della malattia, e si articola con tante iniziative che noi stiamo cercando di attuare al Policlinico Gemelli nell'area cardiovascolare, che va con un rapporto diciamo più intenso con i pazienti e con le famiglie per tutto quello che è comunicazione, trasmissione delle informazioni, ma anche qualità e benessere del soggiorno. Abbiamo dei reparti che sono più e sempre di più a misura di uomo più che di pazienti, e tutto questo progetto insieme a quello riorganizzativo spero che condurrà come modello verso una sanità del futuro. Ci sono nuove speranze per i malati di cuore in Italia, e mi riferisco anche alla sua meritoria iniziativa dell'Onlus alla vita con il cuore, benedetta dal Papa. I progressi nell'area cardiovascolare sono stati tanti in questi ultimi 30 anni almeno,
che hanno portato non solo a una riduzione della mortalità e delle complicanze per le malattie cardiovascolari, ma anche a un miglioramento della qualità di vita dei pazienti dopo cure intensive, anche interventi di cardiochirurgia. Basti pensare che fino a 10 anni fa era impensabile operare al cuore un paziente di più di 90 anni, oggi invece è abbastanza comune prendere in carico questi pazienti che sono anziani, fragili, vulnerabili, e tutto questo grazie a una serie di tecnologie che la medicina ha conquistato, che vanno dalla selezione delle copatologie al miglioramento della condizione dei pazienti prima di sostenere una terapia invasiva come potrebbe essere un intervento chirurgico, alle tecniche di chirurgia mini-invasiva o addirittura percutanea. Oggi è possibile intervenire su tutte le patologie cardiache con tecnologie miniaturizzate, percutanee, in anestesia locale o loco-regionale o addirittura sempre da paziente sveglio. Quindi diciamo che il progresso è stato enorme. E allora cosa c'è alla finestra nel nostro futuro? Bene, c'è ancora un margine di progresso che ci permetterà di vincere delle sfide che fino adesso sembrano quasi impossibili. Queste sfide sono improntate sia al miglioramento di tutto quello che ci permette di trattare pazienti che oggi purtroppo siamo costretti a controindicare per le terapie, perché sappiamo che queste terapie sono traumatiche. E poi il futuro è anche improntato, e questo ci tengo molto perché con il mio gruppo stiamo lavorando molto su questo aspetto, è sul miglioramento della qualità delle cure. Mi riferivo prima all'aspetto di umanizzazione. Sotto questo termine c'è un mondo di sviluppo, di relazioni, che tiene molto anche alla volontà del personale sanitario che lavora in contatto con il paziente e con le famiglie. Bene, il futuro sarà anche di vedere un ospedale che non sembrerà più a un ospedale, ma sembrerà più a una sorta di hotel dove ci si rende per curarsi, ma nello stesso tempo per passare un soggiorno piacevole, perché è importante alleviare le sofferenze di una malattia con una qualità di servizi che si troveranno nei nostri ospedali del futuro e che oggi invece magari sono trascurate perché considerate un po' il superfluo, cioè avere delle corsie confortevoli, delle stanze che assomigliano più a una stanza di albergo più che a una stanza fredda di ospedale, avere un personale con cui interferire che ci fa sentire in maniera diciamo gentile come ospiti e non solo come malati, chiamandoci per nome e non per numeri, eccetera, tutta una serie di iniziative che accompagneranno l'evoluzione tecnologica che vedremo nei nostri ospedali, che faranno sì che la sanità sarà sempre più a misura di uomo, quella che noi chiamiamo sempre più una medicina personalizzata, dove il paziente è al centro dell'attenzione e dell'organizzazione di intere strutture ospedaliere e di tutti quelli che lavorano per migliorare la sanità nel nostro paese. La nostra attività nell'ambito dell'assistenza e alla cura dei malati è venuto spontaneo nel nostro team, nel nostro gruppo che lavora nell'area cardiovascolare, sviluppare un'attività che vada oltre quelle che sono le attività professionali e che tendono alla solidarietà e all'aiutare le persone che sono a disagio. Per questo motivo nell'ambito di questa istituzione abbiamo creato un'associazione Onlus ormai più di 3 anni fa, si chiama Dona la vita con il cuore, che persegue 2 obiettivi. Il primo è quello di aiutarci a sviluppare e a promuovere la ricerca scientifica nell'ambito del nostro policlinico. La seconda, non meno importante, è invece quella dell'aiuto alle persone in disagio. E nell'ambito di questa attività abbiamo sviluppato queste iniziative domenicali che si chiamano le Domeniche del Cuore, che hanno una cadenza mensile e che consistono nel portare l'ospedale in strada
ovvero creare degli appuntamenti in zone disagiate del territorio romano, laziale, ma anche nazionale, dove un'equipe intera di cardiologi, cardiochirurghi, specialisti dell'area cardiovascolare, infermieri e soprattutto volontari si recano per realizzare un screening di una popolazione a rischio di malattie cardiovascolari in queste persone che vivono ai margini della nostra società. E non mi riferisco solo a dei senza tetto oppure dei migranti, come possiamo immaginare, ma anche persone che hanno perso il lavoro, che magari sono state sfruttate, si sono separate, hanno avuto un evento traumatico nella loro vita e che si ritrovano praticamente in strada senza sostegno economico, a volte senza un tetto per dormire, senza saper dove andare a mangiare. Bene, questa popolazione che è in crescita nel nostro paese, la prima cosa che fa è smettere di curarsi. Ecco perché in questa categoria di persone troviamo delle malattie che potrebbero essere curabili che invece uccidono quotidianamente. Per questo motivo le domeniche del cuore portano il loro contributo in strada su base volontaria ed è ormai un'attività che ci dà grande soddisfazione perché ci permette di realizzarci come medici non solo nell'ambito professionale ma anche per quello che noi sentiamo in questo mestiere, che è la nostra missione di curare e aiutare chi è in difficoltà. Grazie, grazie professore anche per quello che fa, che sta facendo e anche per la sua abnegazione. Il professor Massetti, un maestro, un guru, un padre, scelga lei. Ma in realtà un po' tutte queste cose, diciamo che io al momento della mia laurea ero quasi con le valigie in mano per fare quello che purtroppo molti giovani in Italia oggi stanno facendo, cioè prendere le valigie e andarsene all'estero. Proprio in quei mesi invece arrivò il professor Massetti e in questo senso per me lui è diventato il maestro e tutti i giorni al Policlinico Gemelli mi trasmette un po' di quello che sa.